Valeria Gracci ha raccontato qualcosa della sua vita privata. Suo figlio è affetto da un disturbo, ma quale? Valeria Gracci di recente ha raccontato qualcosa di sé, a cuore aperto. In diretta su Rai 2 ha parlato anche del disturbo di cui soffre il figlio, ma cosa ha? La comica è stata ospite del programma La fisica dell'amore e ha fatto alcune dichiarazioni molto intime sulla sua famiglia. Suo figlio Pierluigi è nato nel 2011 dalla relazione con l'ex marito Simone Russo. Che malattia ha? La diagnosi è arrivata solo un paio di anni fa, ad aiutare Valeria nella sua crescita, comunque, ci sono anche i nonni del ragazzino. In merito a questo, Valeria Gracci ha detto: "Sono una mamma che cresce un figlio da sola con l'aiuto dei nonni, delle amiche, della famiglia. Ma comunque da sola perché sono una madre separata, come tantissime altre mamme, e quindi l'unico uomo della mia vita è proprio mio figlio." Che malattia ha il figlio di Valeria Gracci? Il figlio di Valeria Gracci soffre di DSA, ovvero il disturbo specifico dell'apprendimento. Ecco cosa ha detto la comica sulla diagnosi arrivata 2 anni fa. "Lo abbiamo scoperto un paio d'anni fa per caso io e il medico. A scuola non se n'è accorto nessuno. I professori possono fare davvero la differenza per i ragazzi." Nella sua intervista, Valeria ha definito suo figlio l'unico uomo della sua vita. Di seguito il video delle sue dichiarazioni. Cosa sono i DSA? I disturbi specifici dell'apprendimento o DSA sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e fare calcoli nella maniera corretta e più veloce. Di solito questo tipo di patologie si manifestano con l'inizio del ciclo scolastico e sono divisi in base alle difficoltà specifiche. Si dividono in dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia.